Davide, sono Marco da Torino e ho accolto questa tua iniziativa di presentazione degli impianti stereo per illustrarti anche i componenti di questo mio stereo, di questo mio secondo impianto che lo utilizzo per musica jazz e classica, piccole compagini orchestrali tipo jazz club e per la classica musica da camera in genere, o solistica con pianoforte e vari strumenti. Illustro subito l'impianto. Subito i diffusori sono dei monitor audio Silver S6, un buon componente, che sono piuttosto soddisfatto, è già da anni che le ho e svolgono veramente bene la loro funzione. Per quanto riguarda l'amplificazione, ho due Musica Fidelity come finali, mono, le XA50 e un preamplificatore Denon PRA 1100, anche questi sono componenti abbastanza un po' vecchiotti, comunque ancora molto buoni. Soprattutto i finali hanno quella componente sia di raffinatezza che di potenza che comandano bene i diffusori. Diciamo che la componente amplificatori sono un ripiego, perché in genere adesso ultimamente utilizzavo l'Asti Digital della Monrio, però in riparazione. Mi andava anche bene perché avendo anche il convertitore interno lo utilizzavo anche per la musica liquida. Poi un piccolo componente di X10D, sempre della musica Fidelity, collegato tra CD e amplificatore, dà quella componente di riscaldamento del suono, visto che è un valvolare. Dovrebbe avere questa funzione, è molto discordante da chi è critico a questi componenti che invece li loda, però diciamo che la sua funzione anche lui la fa. Per quanto riguarda la sorgente analogica, ho un Project Geni 1.3, un economico ma buono giradischi. Per il vinile funziona benissimo, va benissimo, svolge veramente bene le sue funzioni, poi tu lo sai benissimo perché l'hai presentato anche in altri tuoi video, eccetera. Per quanto riguarda la sorgente digitale, ho un Tascam CD-RU 900 Professional, che fa anche da masterizzatore, nella convenienza per copiare CD e altre cose varie. Per quanto riguarda la cavistica, ho degli Xindac collegati di potenza ai diffusori, ho degli Xindac in rewiring e l'altra componentistica, gli altri cavi di segnale sono bilanciati e non bilanciati in genere della mostra cable. L'installazione dell'impianto, come tu ben vedi, è stata messa in basso per dare molto più aria ai diffusori e per avere ancora di più una scena ricostruita nel meglio, perché io quello che guardo anche perché mi diletto un po' come dilettante a suonare degli strumenti, guardo anche particolarmente la qualità del suono e allora questa cosa mi incide abbastanza nelle mie scelte, infatti. Niente, spero di essere stato esaustivo, di averti presentato, diciamo, non un impianto eclatante, però un buon impianto fatto di qualità.
e ti saluto e alla prossima, ciao. Ciao Davide, sono Stefano da Livorno e da appassionato di musica ti seguo sempre con interesse sul tuo sito e approfitto dello spazio che hai riservato per presentarti il mio impianto. Grazie per questa opportunità, un saluto, ciao. Cominciamo dai diffusori GBL 4319. Passiamo ora all'impianto. Questo è l'integrato, ovviamente a valvole, della VTL LT 85. Qua abbiamo invece sempre un valvolare, un lettore CD, il Prima Luna Prologue 8. Qua ho un prefono a batteria, il Nagra BPS. Qua invece abbiamo giradischi Luxman PD-121 con braccio Lin, testina Denon 103. Cavi di potenza sono i Cardass Quad Link 5C. Grazie ancora, ciao. Ciao Davide, sono Michele Mirti della Valle, da Milazzo, per gli amici Pucci. Ormai sono tantissimi anni anche che seguo il tuo canale, almeno 6-7 anni, e oggi ho il piacere di mostrarti uno dei miei impianti. È composto praticamente oggi da un paio di RCF BR1580, a mio avviso le migliori RCF mai prodotte, anche tra quelle che possiedo perché sono un piccolo collezionista, e in ogni caso il top di gamma assoluto della RCF negli anni 80-82 circa. Sono dei tre vie con, appunto, nella parte superiore troviamo tweeter e midrange, un midrange proprio per giunta esagerato, e un woofer da 30 cm in sospensione pneumatica. Il giradischi è un po' un giocattolino, ma per il momento sto usando questo in quanto il mio Garrard è in assistenza. Oggi abbiamo appunto collegato questo stage line DJP 104P. Diciamo che non è una ciofeca, ma c'è di meglio, ecco. L'amplificatore è un piccolissimo SUV303 della Technics New Class A. Per il momento ho attaccato questo perché solamente mi piace girare i componenti. Solamente a queste Technics attacco o un Technics SUV8X, un bestione da 120 watt, oppure il mio preferito è il Sansui AU7005, ma a volte attacco pure un 919, che per adesso ho collegato con delle altre RCF, le BR120 o BR150, perché appunto le alterno. Già questi qua avevano la connessione predisposta per le banane, che oggi purtroppo non ho collegato perché sono in un altro paio di diffusori, quei cavi almeno, che sono i super elefante della Summer Cable, con terminazione a banana. E niente, oggi sto ascoltando il Jotrotal, Tick as a Brick, e questo è il mio piccolo impiantino che ho in questo momento qua a casa. Avevo collegato pure un Macintosh, il MC2255, con il preamplificatore C30 che si è preso mio padre, e le ha per il momento collegate a un paio di monitor audio PL300 prima serie, o a volte le alterna alle sue KEF reference, che sono le 104/2, mi pare, non mi ricordo nel modello preciso. E niente, avevo piacere a mostrarti oggi questo mio impianto, uno dei vari. Spero di sentirti presto, un abbraccio forte, ciao ciao.